Tra poche ore sarà ad Asmara e cosa chiederà al presidente dell'Eritrea? Da lì arriva il maggior numero di persone richiedenti asilo nel nostro paese. Beh, non vado a chiedere, innanzitutto vado a conoscere, a parlare. È importante che anche il mondo occidentale costituisca un rapporto col presidente e quindi dobbiamo assolutamente favorire questo processo di pace, assecondarlo. La mia presenza qui è proprio per questo. Immaginate cosa significhi un processo di pace dopo una guerra che ha causato decine di migliaia di morti. Significa anche poter invertire la rotta della vita civile interna del paese, della vita economica, sociale, e quindi sicuramente anche in vista dell'immigrazione significa poter impostare nuovi discorsi e avviare un processo di pacificazione l'intero paese. Lei oggi ha toccato con mano due esperienze diverse, no? Una sulla cooperazione che crea sviluppo, l'altra una realtà italiana che crea una speranza per i giovani. È questa la chiave per trattenere tante persone, tanti giovani in Africa e contenere i flussi migratori verso il nostro paese? Nella nostra strategia di regolazione e gestione dei flussi migratori infatti c'è molta attenzione da parte dell'Italia, e su questo sollecitiamo anche l'interessamento dell'Unione Europea, alla cooperazione. Cioè, il primo passaggio è lavorare alla cooperazione, cercare di coltivare progetti con i paesi dove origina l'immigrazione. Ecco perché è assolutamente importante assecondare una leadership come qui del Presidente Abiy, perché evidentemente è una leadership che può portare tanto beneficio in vista della stabilizzazione dell'area del Corno d'Africa, in vista della possibilità di offrire un futuro di lavoro, una prospettiva a tutte le persone, ai giovani soprattutto, e questo chiaramente sarebbe un disincentivo a iniziare viaggi della speranza che, come sappiamo, sono pericolosissimi, spesso espongono a pericoli di vita e alcune volte anche alla morte. In Eritrea però la situazione è ancora durissima dal punto di vista dei diritti politici e civili. La situazione evidentemente è una situazione ben diversa da quelli che sono gli standard occidentali, ma proprio questo processo di pace ci fa sperare che possa iniziare anche internamente, come dicevo, un processo di stabilizzazione interna e di apertura anche alla società civile, e quindi anche un processo virtuoso che possa, come dire, salvaguardare anche quelli che sono i diritti delle persone in accordo agli standard ovviamente nostri internazionali. Presidente, la questione dell'Italia, il tempo stringe, oggi ha parlato il ministro Di Maio, ma qual è l'obiettivo del governo? Sì, come ha anticipato il vicepresidente, il ministro Di Maio, adesso il dossier è nelle sue mani, ci siamo aggiornati, dobbiamo assolutamente offrire una soluzione e dobbiamo anche lì fare sistema. È importante, vedete, fare sistema. E anche lì, ad esempio, bisogna concepire, il trasporto aereo non può essere sganciato da quello ferroviario. Dobbiamo cercare di creare delle sinergie anche con ferrovie. Adesso è allo studio anche la costituzione di una NewCo. Confidiamo a breve di realizzare questo progetto, una soluzione per l'Italia che consenta a noi di preservare quello che è un patrimonio storico all'Italia, appunto una compagnia di bandiera, e nello stesso tempo però di avere anche una sostenibilità economica del progetto, perché è chiaro che siamo consapevoli che qualsiasi società deve mantenersi sul mercato e quindi deve avere una prospettiva economica e in grado di mantenersi anche da sola. Incontrare i concessionari, ci può dire qual è il volume di investimenti che chiede e che si aspetta? No, è impossibile, direi, preventivarlo in questo momento, perché si tratterà semplicemente di avere da loro il piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie per l'anno successivo e ovviamente di spingerli a incrementarlo. Quindi all'esito di questa ricognizione potrò essere preciso. In questo momento, se vi facessi delle cifre, sarebbe assolutamente una cosa non attendibile. Inizia il percorso della manovra in Parlamento, si potrà, rispetto all'indicazione del governo, però fuori dal governo ci potranno essere delle variazioni, sarà aperta, diciamo, sarà un pacchetto che arriverà al Parlamento chiuso per come lo considera? È chiaro che la manovra, come vi ho detto, noi l'abbiamo elaborata, meditata, l'abbiamo studiata in tanti mesi, tanti incontri, tante settimane di lavoro, quindi è chiaro che potremmo anche valutare qualche intervento, ma la manovra, come dire, è stata costruita in termini integrali, quindi insomma pensare di poter spostare qualcosa, modificare qualcosa di significativo lo escluderei. Certo.
saldi invariati, ma qualche cambiamento potrà esserci. Valuteremo se verranno dei suggerimenti, ma ripeto, per noi è stata costruita in modo articolato, ben meditato e assolutamente escludo in questo momento che ci sia la necessità di intervenire.